stato pubblicato nei giorni scorsi dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna il bando per l'ammissione alla sesta edizione del Master in Diritto Penale dell'Impresa e dell'Economia. Il master, i cui termini di iscrizione scadono il 19 dicembre prossimo, è finalizzato ad affinare le competenze specifiche nei diversi ambiti dell'attività d'impresa, agevolando l'interazione tra le specializzazioni economico-giuridiche e le esperienze imprenditoriali e consentendo una completa crescita professionale nella duplice direzione dell'acquisizione di nuove competenze e dell'applicazione pratica delle conoscenze consolidate. Ascoltiamo nell'intervista il direttore del Master, professoressa Desiree Fondaroni. Fino a qualche anno fa la laurea in giurisprudenza consentiva ottime possibilità di successo dal punto di vista lavorativo e professionale. Oggi non è più così perché si sono manifestate necessità di maggiore approfondimento. Per questo i laureati devono specializzarsi. Uno dei settori che da questo punto di vista può dare maggiori soddisfazioni è il diritto d'impresa. Può sembrare un mondo molto lontano dalla laurea in giurisprudenza, basta confrontarsi con i mezzi di comunicazione per capire che il diritto penale d'impresa è di grandissima attualità. Un giurista moderno deve necessariamente conoscere come funzionano le imprese, quali sono i rischi che l'attività d'impresa comporta e soprattutto dal nostro punto di vista quali sono le conseguenze. Il rischio, la prevenzione del rischio, i rimedi e soprattutto l'educazione, la cultura d'impresa che deve essere alla base della conoscenza giuridica. Il corso si rivolge quindi ai giovani laureati che intendano approfondire questi temi anche per conoscere un mondo diverso da quello che abitualmente incontrano nelle aule universitarie. È utile ai professionisti che già sono impegnati nel mondo del lavoro per specializzarsi in settori complessi e può essere di grande utilità anche per coloro che già lavorano nel mondo dell'impresa e che non hanno una formazione giuridica, ma sono ingegneri, geologi, esperti della sicurezza, esperti delle materie ambientali. Nel corso di questi anni abbiamo incontrato studenti anche stranieri, extraeuropei. La metà degli iscritti ha chiesto e ottenuto di svolgere uno stage in impresa e questa esperienza è stata loro molto utile per poter presentare curricula in altre società che hanno apprezzato il periodo di tirocinio. In alcuni casi gli stessi imprenditori che hanno ospitato lo stage hanno ritenuto poi di prolungare il rapporto con un impegno lavorativo, prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. Consideriamo questa un'esperienza unica e diversa da quelle degli altri atenei che hanno pure offerto un master in diritto penale delle imprese e dell'economia. L'approccio del corso è trasversale, vengono affrontate tutte le materie principali che un imprenditore ogni giorno incontra nello svolgimento della propria attività. Dal diritto del lavoro al diritto dell'ambiente, dal diritto societario al diritto della tutela dei marchi, e il punto centrale del nostro corso è focalizzato sulla distinzione tra la responsabilità degli individui rispetto a quella dell'impresa e della società. A quest'ultimo riguardo teniamo soprattutto a evidenziare che il corso dedica una parte consistente dei propri moduli al rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità della società, soffermandosi in particolare sull'analisi di questo provvedimento di grande impatto e di grande novità nel nostro sistema, che è il decreto legislativo 231 del 2001. La sesta edizione del Master inizierà il 7 febbraio e si protrarrà fino alla fine di settembre. I docenti del Master sono non solo docenti universitari, ma anche avvocati, professionisti, consulenti d'impresa, esperti delle diverse materie. Una delle peculiarità di questo corso è l'organizzazione didattica, che consta non solo di lezioni frontali tradizionali, ma anche di visite in azienda. Questa espressione della conoscenza interdisciplinare e reciproca tra imprenditori e studenti è molto apprezzata perché fa vedere i luoghi dove si svolgerà l'attività del futuro giurista d'impresa, sia che questo giurista d'impresa poi decida di lavorare all'interno della società, sia che invece preferisca un'attività professionale tradizionale e che opera dall'esterno. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 dicembre. Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito masterpenaleimpresa.it. Thank you.